Buongiorno a tutti, ben ritrovati, 12:31 minuti in questo istante di oggi lunedì 4 novembre, buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata. Quest'oggi parliamo di un tema importante, interessante, si chiama Wikimafia, è un'enciclopedia, è un sito internet, ma è anche una app, perché da poco appunto è stata presentata una app che si chiama Mafia Maps e lo facciamo appunto, ne parliamo oggi qui con noi, con Pierpaolo Farina, ideatore di Wikimafia. Buongiorno Pierpaolo. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie mille di essere venuto qui con noi oggi, è un tema davvero importante e interessante su cui non bisogna mai abbassare la guardia, lo diciamo sempre quando parliamo appunto di mafie appunto, perché sappiamo che ahimè bisogna usare il plurale in questo caso. Però ricordaci un attimino bene, allora Wikimafia ormai è una realtà abbastanza consolidata che nasce appunto sulla rete per informare, un'enciclopedia a tutti gli effetti, giusto? Sì, noi abbiamo replicato il modello di Wikipedia, il software alla base è lo stesso MediaWiki che è distribuito dalla MediaWiki Foundation, e però a differenza di Wikipedia ci possono scrivere solamente attivisti, esperti, e quindi ogni contenuto è verificato, controllato, ed era un po' quello che volevamo fare. Cioè noi l'idea di fondo, quando nel 2012 io ho avuto questa idea mentre ero a Londra, era quello di avere un luogo dove fosse riorganizzata la conoscenza sul fenomeno mafioso e fosse disponibile a tutti e scritto soprattutto in maniera chiara e semplice, perché io appunto sono laureato con una tesi in sociologia della criminalità organizzata con Nando Dalla Chiesa, e non tutti hanno avuto la mia fortuna di conoscere e di frequentare il corso del professor Dalla Chiesa alla Statale di Milano. Quindi l'idea di fondo era quello di permettere a tutti di conoscere, di sapere in maniera chiara e semplice, fare cioè in chiave accademica, politica e scientifica quello che aveva fatto Rocco Chinnici col pool antimafia, cioè quello di riorganizzare le indagini sul fenomeno mafioso in un unico posto. La stessa cosa volevamo fare noi con Wikimafia. Dal 2012 dicevi ormai, sì. La prima idea del 2012, ormai insomma un bel po' di anni, è diventato sempre più grande Wikimafia, no? Sì, noi abbiamo iniziato dando l'annuncio il 15 di ottobre del 2012, anche se io l'idea l'avevo avuta il 4 di ottobre, 11 giorni prima, e abbiamo lavorato fino al 21 marzo del 2013 al primo nucleo di voci, okay. Che poi abbiamo rilasciato quando abbiamo presentato Wikimafia alla Meglio Gioventù, che è la kermesse che Nando Dalla Chiesa fa ogni anno alla Scienze Politiche per presentare le migliori tesi di laurea in sociologia della criminalità organizzata. Poi da lì è stato un crescendo, perché ad esempio 3 mesi dopo il cofondatore, che era Francesco Moiraghi, crea la più grande ancora attuale sezione sul maxi processo di Palermo, che poi abbiamo integrato e ampliato in questi ultimi anni, e quindi ci siamo subito caratterizzati per il fatto di avere, sì, eravamo piccoli, però facevamo anche cose di qualità. Cioè non ci veniva in mente di fare le grandi cattedrali, però facevamo, per usare anche le parole di Camilleri, che ne parlava a proposito dei suoi libri, delle piccole chiesette ben affrescate, in modo tale che tutti avessero la possibilità di visitarle senza dover fare cattedrali infinite. Quante voci ci sono al momento su Wikimafia? Ma siamo oltre il migliaio, penso forse siamo vicino alle 1200, le facciamo tutti da volontari nel tempo libero, quindi nessuno di noi percepisce stipendio. Gli eventi che poi, perché prima inizialmente eravamo solo sul web, poi abbiamo capito che anche per comunicare il fenomeno mafioso dovevamo fare eventi sul territorio e stare sul territorio, abbiamo preso come nucleo dei nostri eventi principalmente la Statale di Milano, e lì abbiamo cominciato a fare tutta una serie di eventi per sensibilizzare sul fenomeno mafioso, e gli eventi lì facciamo attraverso i soldi che prendiamo con le donazioni, perché poi nel frattempo è nato prima come sito, poi nel 2013 è nata anche un'associazione di promozione sociale che serve proprio per raccogliere fondi per il progetto e poi anche finanziare gli eventi che facciamo. Chi siete voi di Wikimafia, appunto? Chi è che scrive queste voci? Dice appunto, non è come Wikipedia che basta registrarsi, ognuno scrive, ma c'è un sì, noi abbiamo, esatto, sì, noi praticamente tutti quelli che non serve inizialmente che siano esperti, perché come dico io, si impara studiando. Quindi noi diamo gli strumenti, nel senso che poi l'esperienza che abbiamo come ricercatori, io ho curato il monitoraggio sul fenomeno mafioso per Regione Lombardia sotto la direzione scientifica di Nando Dalla Chiesa, io insegno come si fa ricerca sociale sul fenomeno mafioso anche a ragazzini che hanno 15-16 anni,
che si applicano, che scrivono voci in base poi alle loro sensibilità, cioè nel senso c'è chi è più interessato alla camorra, scrive voci di camorra, c'è chi è interessato più all'andrangheta o in particolare andrangheta al nord e fa voci su quello. Quindi poi noi reperiamo gli atti giudiziari, ma non solo atti giudiziari, anche libri piuttosto che articoli di giornale, lavoro di archivio, insomma relazioni parlamentari eccetera, e facciamo un lavoro di sintesi e diventano queste chiese, appunto queste chiesette che sono le voci enciclopediche, e poi le diffondiamo ad anniversari e altro, perché la nostra forza è l'infrastruttura dei social, che noi utilizziamo in maniera estensiva e che ci ha anche molto aiutato a farci conoscere, perché se noi avessimo avuto solamente il sito internet probabilmente non avremmo avuto la forza e la pervasività che abbiamo oggi. Invece grazie ai social abbiamo tutta questa rete di, anche di persone che ci segue, che ci sostiene, che ci permette anche di fare campagne come ad esempio quella che ha avuto successo qui a Milano della cittadinanza onoraria Nino Di Matteo nel 2016. Dicevi appunto i social, un pubblico, chi è il pubblico che viene su Wikimafia? Ma stando alle analisi dei big data, esatto, perché noi utilizziamo anche, facciamo anche questo dal punto di vista della comunicazione, è un pubblico giovane che va tra i 18 e i 34 anni principalmente, poi la curva diciamo si assottiglia e poi sono molto sessantenni, cioè nel senso che tra i quarantenni e i cinquantenni visitano meno Wikimafia rispetto ai ventenni, ai trentenni e ai sessantenni, cioè abbiamo proprio questo boom, cioè questo buco tra i quarantenni e i cinquantenni, che non so, per via del fatto che magari molto spesso anche chi segue i nostri eventi sono molto studenti, giovani e poi anche pensionati, perché poi li facciamo sempre al pomeriggio, quindi arrivano anche loro. Non so se è per questo motivo del fatto che riflette. Geograficamente siamo strutturati e siamo molto seguiti nelle principali città, chiaramente essendo il nostro centro Milano abbiamo un seguito molto forte anche territorialmente su Milano, però diciamo abbiamo un seguito anche perché tutta la redazione, noi abbiamo un gruppo di milanesi, poi però abbiamo gli esteri come li chiamo io, che alcuni adesso stanno anche in Germania, ma stanno su tutto lo stivale, per cui abbiamo ragazzi di Catania, di... E appunto grazie forse a questa diffusione territoriale, nazionale, geolocalizzata ovunque, nasce proprio poi anche Mafia Maps, mi viene da dire, sì, no? Nel 2014, quindi in realtà 5 anni fa, Wikimafia era andata da 2 anni, però era già la prima e più grande enciclopedia sul fenomeno mafioso con 150 euro di spesa. E allora mi è venuto, ho detto, beh, però manca qualcosa. Noi avevamo questa idea della mappa già quando è nata, era la mappa delle principali attività mafiose in Italia, e poi però ho detto, ma sì, la mappa, il web, però serve secondo me un'app che permetta, di fatto, se io mi trovo in Sardegna piuttosto che in qualsiasi altra parte d'Italia, di vedere che cosa c'è stato a livello giudiziario, ma anche di cronaca, di fatti di mafia su quel territorio. Cioè fare quel lavoro di riorganizzazione, però dargli una dimensione visuale. Non solo, poi però non far vedere solo il male, ma far vedere anche quello che c'è di bene su un territorio, perché è chiaro che se in un territorio come Milano, è vero che abbiamo tutte le organizzazioni mafiose, da quelle estere a quelle italiane, però capisci bene che a un certo punto c'è un movimento antimafia attivo molto forte, ed è diverso rispetto ad altre realtà dove invece non c'è niente, quindi anche la presenza mafiosa si fa più opprimente. Quindi è un'altra cosa. Quindi Mafia Maps ha l'ambizione sia di fare e di mappare i mafiosi, ma anche di mappare gli antimafiosi, perché ad esempio uno si trova su un territorio e dice cosa posso fare, e ci sono magari già altre associazioni antimafia attive. Ma di cosa, appunto, cosa troviamo nello specifico su Mafia Maps? Appunto, attualmente mappato? Nella versione basic c'è una mappatura di tutte le famiglie a livello nazionale. Adesso nelle prossime 2 settimane rilasciamo tutta la mappatura della Sicilia, finiamo quella sulla Calabria e c'è anche la Puglia. C'è, rispetto alla prima versione dell'app, tutta una serie di mappatura sulla Lombardia, che però dobbiamo affinare e risistemare. E poi l'ambizione nei prossimi 12-13 mesi, quando poi rilasceremo la versione full, è quella di un'integrazione sempre più stretta con Wikimafia, quindi di fatto Mafia Maps diventa un'enciclopedia geografica a portata di smartphone, e poi per mappare anche i paesi in Europa.
ad esempio la Germania è uno dei primi a cui abbiamo già la mappatura pronta e stiamo aspettando la nuova infrastruttura dell'app per rilasciarla, ma anche ad esempio in Francia, e poi a livello internazionale il Messico. Insomma, fa capire già la dimensione comunque del fenomeno, che viene da dire appunto, non è un caso forse però che nasce a Milano questa idea, no? Nel senso che con tutti i posti dove poteva nascere, com'è proprio Milano nasce l'idea Anzitutto, di Wikimafia e poi di Mafia Maps? Ma anzitutto ha fatto ieri 70 anni, quindi il merito soprattutto di Nando Dalla Chiesa, perché se io non fossi mai stato suo allievo non mi sarebbe mai venuto in mente di appassionarmi al fenomeno mafioso, allo studio del fenomeno mafioso. Soprattutto senza di lui, che ha messo un sedicenne alla Summer School sulla tassa mafiosa nel 2012, non avrei mai conosciuto il cofondatore. Quindi poi, quando tornato da Londra, mi viene in mente di fare questa cosa, non avrei avuto una spalla con cui farla, perché questo ragazzino aveva 16 anni ma sapeva tutto, aveva letto anche più libri di me, che avevo una laurea in triennale in sociologia della criminalità organizzata. Sai, quindi non c'è solo Greta Thunberg. Esatto, sì, no, già all'epoca, esatto, cioè, i sedicenni, cioè si sottovaluta sempre, se hanno i bamboccioni. Quella fascia lì si sottovaluta troppo spesso. Esatto, in realtà c'è un'esplosione anche di vitalità e di cose che si vogliono fare, soprattutto su questi temi. E nasce a Milano, poi uno perché io torno a Milano, ma anche perché poi a Milano c'era un movimento antimafia e c'erano le condizioni per farla nascere, nel senso che Milano, da negazione del fenomeno mafioso, in 10 anni è passata ad essere la capitale della lotta alla mafia a livello nazionale in territori non tradizionali, parte che io poi contesto a livello scientifico il fatto che si parli di Lombardia, Piemonte come territori non tradizionali, perché la presenza mafiosa c'è dopo il dopoguerra. Quindi se già una sagra della salsiccia dopo 5 anni è una tradizione, non si capisce perché la presenza mafiosa dopo 70 anni in Lombardia non debba essere una regione a tradizionale presenza mafiosa. Tant'è che io divido, ci sono le originali, gli insediamenti a originale presenza mafiosa, che sono le 3 regioni storiche, e poi ci sono quelle tradizionali, che sono, e poi ci sono quelli invece di nuovo radicamento, che possono essere i recenti territori che le indagini giudiziarie ci dicono stanno attecchendo. Dove sono queste? Ma ad esempio adesso si parla di... ci sono già da parecchio tempo, però... in Val d'Aosta è relativamente più recente rispetto alla Lombardia. Adesso non so perché c'è una commissione, ha chiuso i lavori la commissione d'accesso agli atti, la commissione prefettizia, però si parla addirittura dello scioglimento per mafia del comune di Aosta, cioè comunque non bruscolini. Sì. La stessa cosa valeva per altri comuni in Lombardia. Noi abbiamo avuto Sedriano, primo comune sciolto per mafia qui in Lombardia, c'è stato Brescello in Emilia. Ci sono presenze storiche accertate, e poi invece ci sono magari nuovi territori che magari, perché non abbiamo notizie, perché magari si sono nascosti molto bene, però ci sono nuovi territori di espansione, come può essere tutta la parte orientale della Lombardia, dove storicamente erano meno presenti, però negli ultimi 20-30 anni, quindi comunque stiamo parlando nell'arco di decenni, ma in particolare negli ultimi 10 anni c'è stato uno spostamento per via della pressione giudiziaria nella parte occidentale della Lombardia, e quindi hanno progressivamente sono spostati come diciamo le influenze, no? Si spostano, i virus si spostano dove non ci sono gli antibiotici. Esatto, perché questa è la cosa, come diceva Giovanni Falcone, non bisogna sgombrare il campo dall'idea della mafia come un cancro proliferato su un tessuto sano, perché vive in simbiosi con tutta una serie di personalità sul territorio che vanno dalla politica, diciamo. Esatto, all'imprenditore. Federico Varese ha scritto un bel libro che nel 2011 che si chiama Mafia in Movimento. Federico Varese è ordinario a Oxford di criminologia e sociologia, dove fa vedere casi di infiltrazione riuscita e casi invece di infiltrazione non riuscita, perché lì c'erano gli anticorpi culturali e c'è stata una reazione della cittadinanza che li ha respinti. Quando è chiaro che la cultura di base, di fondo, è molto permeabile anche a pratiche corruttive, dove si viene anche, diciamo, si considera normale determinate cose, attecchiscono più facilmente. Chi secondo te deve scaricare Mafia Maps e perché? Ma potenzialmente tutti, perché chiunque a livello, sia gli studenti che professionisti che pensionati,
Per una ragione molto semplice, per prendere coscienza del fenomeno, cioè la lotta alla mafia, come diceva Paolo Borsellino, è un impegno di tutti. Non possiamo relegare, e come diceva Falcone, non possiamo relegarla a eroici magistrati. Si combattono e si colpiscono se si decide, ad esempio, anche solo dove andare a fare la spesa, o ad esempio di evitare determinati bar dove ci sono le slot machine, non perché magari il gestore sia colluso, ma perché sappiamo che il gioco d'azzardo comunque è un settore infiltrato. O anche quando decido di evitare determinati supermercati, perché non è che deve arrivare la magistratura, perché molto spesso in determinate realtà, mi è capitato anche attraverso interviste sul territorio, tutti sapevano tutto. Cioè non è vero questa cosa che oddio siamo caduti dal pero, molto spesso se lo sanno i bambini addirittura della scuola che il loro compagno è figlio di, mi fa strano che non lo sappiano le autorità cittadine e soprattutto gli imprenditori. Cioè il fatto, quello che è successo in Lombardia non è che c'è stato un il geniale Ulisse che ha creato il cavallo di Troia e l'ha introdotto in città, non è stato fatto nessun cavallo di Troia, questi si sono presentati alla porta, gli hanno aperto e gli hanno detto accomodatevi e mangiate insieme a noi. Questa è la storia dell'infiltrazione mafiosa in Lombardia. Dove possiamo trovare appunto tutte le varie informazioni su come scaricare Mafia Maps e come possiamo fare invece a seguire tutto il lavoro di Wikimafia? Beh, basta andare su www.wikimafia.it e lì ci sono tutti i vari collegamenti sia a Mafia Maps che ai vari canali social di Wikimafia, perché siamo su Instagram, Twitter, Facebook, che è diciamo l'infrastruttura principale, e poi su Android, sull'Android Store, non c'è ancora sull'Apple Store, ma sull'Android Store si trova Mafia Maps e si può scaricare. Dicevi non solo online, però anche offline, esatto. Bisogna fare eventi, c'è qualcosa che possiamo... Ma l'anno prossimo, adesso questo pomeriggio vado a parlare con i vertici della Statale di Milano, l'anno prossimo porteremo a Milano, in occasione del 21 marzo, l'auto, i resti dell'auto su cui viaggiava Giovanni Falcone, la prima volta nella storia di Milano, quindi sarà un evento dove parteciperà anche il comune, la regione, e ovviamente il nucleo, l'evento principale si terrà alla Statale di Milano, nell'Aula Magna, il 18 marzo. Perché è così importante, secondo te, nel senso che stiamo parlando niente, ma stai facendo un lavoro quasi di logistica, no? Immagino anche, sì. Nel senso che appunto può spostare il... Sì, non è facile spostare, quello è il sacrario, della, come ha detto Tina Montinaro, appunto. È il sacrario della Polizia di Stato, perché quell'auto è gestita formalmente dall'associazione Quarto Savona 15, che è stata creata dalla moglie del caposcorta di Falcone, Tina Montinaro, e dal figlio Giovanni, e loro verranno a Milano il 18 di marzo e logisticamente poi abbiamo anche il fondamentale supporto della questura, perché comunque non è che stiamo trasportando diciamo una robetta, cioè quello è un simbolo della violenza mafiosa. Noi a Milano non abbiamo un simbolo della violenza mafiosa perché è stato colpito il padiglione d'arte contemporanea in via Palestro, ma ovviamente è stato ricostruito. Quel simbolo, secondo me, visivamente, proprio per tornare al fatto di vedere, quel, io l'ho vista e fa abbastanza impressione, quell'auto, portandola a Milano, fa capire cosa è in realtà il fenomeno mafioso, perché si tende a sottovalutarlo, si dice, ah, oramai non sparano più, se non è vero che non sparano e non ammazzano più, perché c'è stata un'autobomba l'anno scorso in Calabria per ragioni di terreni, quindi neanche diciamo cose, e 6 anni fa era certo, accertato che era arrivato il tritolo, già comprato 200 kg di tritolo per far saltare in aria Nino Di Matteo, che tra l'altro sarà nostro ospite invece il 18 di maggio in un altro evento con Letizia Battaglia, però... Per dire, quello è un simbolo del fatto che dobbiamo sempre tenere gli occhi aperti, cioè loro sono mafiosi 24 ore su 24, noi non possiamo delegare agli anniversari delle stragi questo impegno. Cioè, bisogna essere antimafiosi H24, giusto? H24, cioè quando si vede qualcosa di strano, quando si vede adesso uno dei temi fondamentali su cui si gioca anche la salute delle persone è il business dei rifiuti. Cioè noi sappiamo che non solo le organizzazioni mafiose con l'ultima inchiesta, ma anche imprenditori legali, formalmente legali, hanno sfruttato la crisi, cioè capannoni vuoti, industriali vuoti, li hanno stipati all'inverosimile di rifiuti che non potevano processare e gli hanno dato fuoco. Questo è un problema di non solo diciamo criminale,
ma di salute pubblica, sì, ambientale. E però questi camion passavano, e però cittadini che vedevano questi camion che passavano non sono arrivate telefonate, se non in pochi casi. Si potevano fermare in tempo, diciamo, il riempimento di questi capannoni industriali, poi l'Andrangheta in specie in terra anche, però cioè queste passano, cioè sono visibili, cioè non è vero che sono invisibili, basta però volerli vedere. Quindi sì, bisogna sempre tenere gli occhi ben aperti e non far finta di non vedere, esatto, quello che succede intorno a noi. Pierpaolo, io ti ringrazio tantissimo per essere qui con noi. Wikimafia, appunto, ricordiamo il sito internet, ma anche sui social, tutte le informazioni possibili. Poi c'è appunto l'applicazione Mafia Maps, che è in continuo aggiornamento, si, esatto, allargherà anche, diciamo, appunto, anche all'estero, Germania, Francia. Che è interessante. Poi prima Forion mi diceva una cosa molto interessante quando hai parlato con degli americani di questa applicazione. Ah beh sì, certo, no? Gli che americani visto sono subito... molto esatto, hanno subito visto l'opportunità di business, perché mi hanno detto: ah, fantastico, perché così noi sappiamo dove venire a investire in Italia senza dover pagare il pizzo, ad esempio. Già questa è una cosa, diciamo, una cosa a cui non avevo pensato, come dire, un servizio alle imprese su come evitare di pagare, quindi, il pizzo, diciamo, in Italia. Diciamo che sapere, essere consapevoli di quello che sono le mafie, dove operano, esatto, come operano, è un investimento per, sì, tutti, per tutti quanti. Ci guadagniamo tutti, sia, infatti, in salute che a livello economico, soprattutto i giovani se vogliono restare qui. Io dico sempre che mi sono stufato di sentirmi dire che sono io che me ne devo andare dall'Italia per avere un futuro. Io penso che devono andarsene loro e che li dobbiamo prendere a pedate. Per prenderli a pedate e cacciarli dalle nostre città dobbiamo sapere dove sono e che cosa fanno. Perfetto, va bene. Allora Pierpaolo, grazie mille davvero, grazie per essere stato con noi. Tieni ci aggiornato anche sull'arrivo, appunto, dell'auto, dei resti dell'auto, esatto, di Falcone, insomma sarà veramente, sì, qualcosa di importante, interessante, appunto, da vedere poi a marzo, giusto? A marzo, il 18 marzo. Il 18, giusto? E comunque, appunto, seguite Wikimafia e Mafia Maps. Grazie mille, grazie Pierpaolo Farina. Grazie mille. Grazie anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento torna come sempre domani alle 12.30, sempre qui in diretta con una puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.